dare i tempi adeguati alle proprie possibilità diventa un problema, ma un problema è risolvibile quello della forza ampia. Perché? Perché purtroppo non si sa fare. Allora l'esercizio non serve se è fatto male. Però ricordatevi che nel computo della velocità di un atleta, cioè, no? Se io devo poter ipotizzare la velocità di un mio atleta lanciato, io la misuro in base al responso della forza di ampiezza più che della forza rapida. Perché? Perché dà più effetti. Le capacità che vengono utilizzate nella corsa ampia, in quanto c'è più forza, ma ci deve essere la stessa capacità di espressione veloce di quella forza. Questa è la grande difficoltà, ma proprio per questo frutta. È più facile un atleta che debba fare 45 passi